Sarò sincero con voi, non ho mai seguito nessuna VTuber, tranne se non Usada Pecora, perché l'ho conosciuta tramite fanart su Reddit, quindi vi lascio immaginare quanto potessero essere... E a quanto pare NHN ha detto, ehi, facciamo una collab con Hololive, così facciamo un po' più di soldini, ed infatti è quello che spero facciano, perché... Hololive alla fin fine è un progetto nato nel 2016, è un'azienda grossa e sponsorizza le VTuber. O almeno questo è quello che ho capito leggendo Wikipedia, perché sono totalmente a digiuno di Hololive e di VTuber, quindi... Ho giochicchiato un po' l'evento e ho vinto un cuore che ho dato a Marin, credo, la piratessa. Si chiama Marin, una piratessa, ok. E non ho idea di cosa facciano, a cosa servano. Però a quanto pare ci sono delle missioni che tu devi completare dando più cuori a, credo, una VTuber in particolare. Non penso contino tutti quanti i cuori che conquisti. E penso che questi cuori si facciano nei livelli delle VTuber. Quindi alla fine sì, mandare gli Hollow Heart serve solo a ricevere ricompense nelle missioni. Non serve a nient'altro. Non ho ancora slottato, ho fatto già 6 livelli della Wajiki, che non è proprio una Wajiki, è più il gioco delle biglie, nonostante Wajiki significhi fionda, però ci accontentiamo. Non è quello il problema è che devo slottare e devo trovare, con questi pochi punti che ho, almeno 2 VTuber che mi fanno danno contro gli stage normali. Quello, il livello, contro lo stage più difficile non è che ho molto interesse a farlo. E iniziamo bene, no, non è vero, mi ha ingannato, si è fermato per un attimo, mi ha ingannato, ha fatto dell'inganno. Ah, loro due, le S, i ranghi S non hanno un gran potere speciale durante il livello, e la capretta, ok, quindi il latte di capra è buono. Sono maggiorenni le VTuber, sì. Ah, vediamo un Dokuro, perché Dokuro significa... Dokuro? Significa teschio? Lo so perché ho giocato a Pokémon Sole e Luna. Niente di fatto nella seconda slottata e questa qui... Oddio, triple S Nekomata, ma vabbè. Nulla di che. Penso di arrivare a 190.000, poi mi fermo. Anche se non trovo nulla. Se non trovo nulla, mi arrangio. Anche lo scorso evento, l'unico yokai che ho trovato che dava boost con le macchinine era... E infatti niente, era Tifocchio o... Quello che doveva... Non so il nome localizzato, se ce l'abbia. Potevo anche immaginarlo leggendo le parole che formavano il nome. Ma comunque, non è importanza. Perché alla fine non ho neanche giocato troppo l'evento. Non avevo assolutamente voglia. Ah, Punicoma. Che bello. Però risvegliato. Caxei Punicoma. Aspetta però. Ma questo è il personaggio che ci danno all'inizio, se non sbaglio. Eh sì. Sì, è la ricompensa. Il primo stampo. Allora, sta andando malino. Il prossimo evento sarà l'ultimo estivo, o meglio, penultimo estivo, se vogliamo proprio essere sinceri. Penso che forse, se sono buoni, ci danno un evento per farmare. Ma devono essere buoni e bravi. Anche perché queste slottate fanno davvero pena. Mamma mia. Oh, quella lì doppia S. La doppia S che mi continua a capitare mi dà il bonus nella mappa. Mi fa fare più danno e me ne fa ricevere meno. Però se mi capitasse un doppia Z, anche uno Z che fa male al mid boss, al boss più debole della fionda. Ah, ok. Lei qualche evento fa, diversi eventi fa veramente. È uno per l'appunto. Proprio uno, vediamo un po' che ci capita. Me lo voglio godere, assaporare questo momento. Voglio leccarmi le dita con... Allora, Botan, che fa Botan? Vediamo un po'. Shishiro Botan. Il livello normale dello Ajiki. E te l'ho chiesto, quindi mi è arrivato. Va bene. Ah, bel boost. Bel boost di danni. Mi piace. Sapete che c'è. Siccome mi lasciano l'amaro in bocca queste multi, voglio fare l'ultima. Voglio fare l'ultima e vedere quanto schifo posso ancora fare. Però, ma...
A domani.